di oggi è dedicato a un artista che si chiama Stella Bassani, della quale ho curato la produzione, la parte autorale e registica di uno spettacolo dedicato alla giornata della memoria. Della Shoah, dell'Olocausto, è sempre una cosa ghiacciante, soprattutto per noi che non l'abbiamo vissuta e quindi tendiamo nell'immaginario a deformarla, a fantasticarla, a vederla magari non semplicemente piena di un dolore tremendo, ma anche piena di eroi. Certamente sono esistiti, ma tante soprattutto sono state le vittime. E quindi per me è stata davvero una sfida incredibile quella di mettermi lì e di costruire lo spettacolo tra pace e memoria. E tutto perché ho avuto la materia prima, cioè Stella che, essendo di famiglia ebraica e avendo comunque questo background molto forte che lo lega sia alla tradizione del suo popolo che anche alla musica, è stato lo spunto biografico per costruire qualcosa che andasse al di là dell'individuo, quindi cercando di esportare i contenuti che spesso sono trattenuti, sono trincerati, blindati all'interno di una storia personale, portarla invece nella storia civile, nella vita e nella cultura sociale. Quindi il testo sacro della Tanakh, ma tutto quello che è anche la festa e la condivisione, quindi sia in termini cultuali che anche culturali e popolari, è il segreto di questa grande musica. Perché poi è vero che in tanti casi la qualità, magari della ricerca, non è proprio la peculiarità. Però alla fine c'è l'energia, la festa, la voglia proprio di ballare e di cantare insieme, e questo è l'elemento più forte che identifica proprio questa musica e il popolo ebraico. Esistono le canzoni tradizionali ebraiche, quelle che attingono appunto al Vecchio Testamento, che poi sono state aggiornate da autori dell'Otto e soprattutto del Novecento, dopo la costituzione dello Stato di Israele nel 48, ma esistono anche delle canzoni di pop israeliano, che sono poi spesso brani che abbiamo sentito anche all'Eurofestival negli anni 70, 80 e anche tutt'oggi. Ma anche canzoni che comunque attraverso la diaspora, la contaminazione di tutti i generi e di tutte le culture del mondo hanno dato vita a delle ballate o a delle canzoni vere e proprie, popular, che potrebbero essere cantate in qualunque lingua. Il lupo a colo a te.
popular tradizionali e contemporanee ebraiche, c'è sempre un elemento che ritorna, che è quello del Kinneret, del mare di Galilea, oppure di Gerusalemme, Israele. Ed è un elemento che non è possibile da disgiungere da tutto il resto, perché, ribadisco, culto e cultura, cultuale e culturale, non solo convivono, ma necessitano l'uno dell'altro. Durante le festività, ad esempio, è l'Inematha Humanaim, e come sarebbe bello stare tutti insieme, un testo di una semplicità estrema che è un salmo, è il Salmo 133, e questo viene cantato sia durante le festività che anche normalmente nelle ricorrenze, ma anche nelle feste, nella quotidianità normale. È bello perché la gente può partecipare ballando, battendo le mani, cantando, insomma, è veramente una canzone sociale. Poi delle colonne sonore straordinarie come quelle di Schindler's List che contengono dei brani di compositori ebrei. Una di queste è la famosa scena del film di Spielberg dove c'è la bambina col cappottino rosso, no? E la canzone si intitola Eufen Pripetschik, non c'entra nulla in realtà con la Shoah, ma venne scritta nella metà dell'Ottocento da un compositore nato ad Odessa, che insomma che racconta poi di questo rabbino che spiega l'alfabeto intorno al fuoco ai bambini, quindi una canzone molto molto dolce. Poi è diventata una delle canzoni simbolo invece. Eufen Pripetschik è stata scritta appunto da questo compositore ucraino ed è in lingua yiddish, che praticamente era la lingua parlata dagli ebrei ashkenaziti, che erano poi quelli emigrati da Israele in Europa, nell'Europa dell'Est. Quindi le due lingue divennero una lingua unica, cioè quindi quella dell'ebraico antico vicino alle lingue dell'Est. Nella memoria, ricordiamoci di non dimenticare con questa Havanagilla che significa rallegriamoci. Ciao.